bentornati sul mio canale. Allora, siamo bombardati da prodotti beauty, uscite continuamente, lo sappiamo, e quindi alla fine nel tempo, per quanto io ami le uscite anche solo colorate, no? Nell'ambito del colore, si presta sempre più attenzione a qualcosa di unico, no? Dove dici sì, veramente qua c'è innovazione, veramente qua c'è ricerca, veramente non è un prodotto tirato fuori perché bisogna uscire, no? E io apprezzo tantissimo e quindi voglio dare visibilità a questi prodotti che io trovo veramente innovativi, unici, diversi, e quindi il video tratta di questo. Cominciamo subito. Cominciamo da questo prodotto. Questo prodotto è un marchio che si chiama Sensory Plus, ve ne avevo parlato qualche anno fa, e questo qua è il Detoxifying and Rejuvenating Eye Mousse. Perché è innovativo? Perché è stata studiata una texture in mousse per il perioculare, con l'obiettivo di non dover frizionare, massaggiare la zona perioculare e quindi creare dei danni superficiali. Quindi la mousse viene semplicemente picchiettata nella zona perioculare. Ha un 6% di caffeina, niacinamide e alghe rosse e è un contorno occhi studiato per borse, occhiaie e gonfiore. Non è un anti-aging, però diciamo che mi è piaciuta molto l'idea proprio a livello di innovazione texture. Poi, un'altra secondo me super innovazione che è stata fatta di recente è di L'Oreal e il nuovo brevetto che hanno creato per la linea Metal Detox. Perché? L'Oreal ha fatto uno studio e ha scoperto le problematiche che generano i metalli nei capelli, soprattutto nei capelli colorati, e quindi ha brevettato questo principio attivo che ne elimina il residuo sui capelli e quindi rende il colore molto più brillante e i capelli in teoria si rovinano meno. Mi è piaciuto molto il fatto che abbiano creato, si chiama glicoamine il brevetto, e hanno creato un olio che si chiama glicoamine più ionene metal detox ed è un olio concentrato professionale, uso quotidiano senza risciacquo, perché questo fa da scudo praticamente, e poi c'è tutta la linea tra cui ad esempio lo shampoo, poi c'è anche il trattamento pre-shampoo. Però insomma ho apprezzato molto il fatto che per primi si siano accorti del problema dei metalli dei capelli e che abbiano brevettato un qualcosa per risolvere questa problematica. Io amo la ricerca, mi piace tantissimo, sia in ambito make-up che in ambito skin. E a proposito del make-up, secondo me una super innovazione è stata fatta da Refai con ben due referenze. Allora, Refai è un marchio molto famoso, ad esempio negli UK, meno in Italia. È un marchio che a me piace moltissimo perché veramente ogni prodotto che tirano fuori, lo vedete, è un puro concentrato di innovazione. Davvero, ci sono a parte i prodotti in crema, il blush, bronzer, lì è la bellezza della texture, ma si vede proprio la ricerca che fanno, no, per far uscire i prodotti. E ad esempio le lip sculpt sono pazzesche perché sono matite labbra da un lato e tra l'altro matite labbra super pigmentate. Questa è top, che credo sia il mio colore preferito, stupendo, ma mi piace, ho preso credo tutte. Poi mi piace molto Fawn, un'altra bellissima, appena più scura, più no, cioè tipo una 01 di Custodio per capirci, bellissima. Oppure c'è Rosewood che mi piace molto, vi mostro anche Rosewood, è molto più rosata, bellissima anche lei. Sono gambe di nude in varie intensità tonali e sottotoni. Ma dall'altro lato, se lo svitate, c'è questo prodotto trasparente che si applica e ha un effetto seal in del prodotto e non si muove più, cioè resiste persino più di un liquid lipstick, ve lo giuro. Per me è un pelo disseccante, ma quando ho bisogno che duri, perché queste matite le puoi usare sia per il contorno che riempiendo tutta la superficie, poi ci dai sul seal e non si muove più niente. Ho apprezzato moltissimo la ricerca che è stata fatta perché veramente non si muovono più, nonostante siano già di per sé delle matite labbra long lasting. E una delle loro ultime uscite, il Face Primer Glow and Sculpt, qui secondo me l'innovazione sta nel packaging, perché hanno creato questa distribuzione con questo rullo per cui mentre tu applichi il primer hai questo effetto comunque sculpting e ossigenante della superficie, no? Vai a drenare i liquidi superficiali, quindi chiami, cercosi di superficie, quindi ossigeni, e nel mentre applichi il primer, cosa che ho apprezzato moltissimo perché anche qua è una cosa un pochettino diversa. Volevo vedere la formula, dov'è l'inci? Non ce l'abbiamo, perché non c'è? Ah, è sotto, non so come aprirlo. Come si fa? Ah, così, aspettate, no, perché volevo vedere se per caso lo hanno concepito come make-up attivo. Niente, non si vuole far aprire. Vabbè, comunque, leggo solo che c'è della glicerina, non vedo altro. Vabbè, comunque sia,
apprezzo molto la ricerca, anche perché io che lavoro come consulenza allo sviluppo prodotto da tanti anni vi posso garantire che è molto difficile innovare nel packaging. Spesso non trovi fornitori, o per customizzare al 100% ci vuole un investimento economico molto grande, non tutti lo fanno, quindi apprezzo perché so cosa comporta dietro le quinte. Un'altra, secondo me, super innovazione che è stata fatta, io non ho ancora provato il prodotto, però di per sé è un'innovazione, è lo Yummy Skin di Danessa Marks. Danessa Marks è un altro brand che secondo me si impegna nella ricerca. Questo è il Blurring Balm Powder Face and Eye con Upsalite Technology, che è un brevetto dell'azienda. Ora, questo prodotto è molto strano, perché in base al colore lo usi o universale, quindi trasparente, o colorato, e fa un sacco di cose. Allora, praticamente lo chiamano texture reducing, quindi levigante, coverage boosting, quindi aumenta la copertura di quello che ad esempio ci metti sopra, no? Poi è un blurring balm to powder che bilancia la produzione d'olio sulla pelle mantenendo l'idratazione, con una nuova tecnologia blurring svedese che si chiama Upsalite, crea un effetto soft focus su pori e rughe. E sì, praticamente l'applicazione va fatta con tap and smooth. Ora, sopra avete la palettina per prelevarlo e la texture è veramente strana. Ok, io ho preso il colore 2. Diversi colori vanno bene per diversi incarnati, potete vedere lo schema. E praticamente dà questo velo leggero, che poi leggero non è vero, cioè dà coprenza, infatti c'è chi lo usa come fondotinta, a me invece piacerebbe più come primer colorato, ed è super levigante, poi c'è chi a chi piace, c'è chi no, però concettualmente è un prodotto sicuramente molto nuovo. Poi, un'altra roba che io ho scoperto in un video di Manny Moore, e che in realtà ho scoperto essere virale su TikTok, ma io non l'avevo mai vista, e secondo me è una pura innovazione e diventerà il mio passatempo, ve lo giuro, è questa. Si chiamano Makeup Practice, e guardate cos'è. È una faccia, no, sono degli occhi in silicone gommato con la parte che si appiccica, quindi se lo mettete sul tavolo sta fermo, studiato per ricreare un po' la texture della pelle quando non è cipriata, quindi col grip, per allenarvi nel fare cosa? Nel creare sfumature, giocare con, non so, cut crease, allenarvi a fare, guardate come grippa subito il colore, allenarvi via via a riprodurre il trucco per divertimento, come farò io, o per imparare a truccarvi, no? Ora, il taglio degli occhi è molto più aperto e liscio di quanto sarebbe il taglio degli occhi di una persona. Però apprezzo tantissimo, secondo me è super divertente per un appassionato trucco, anche per il giorno che non ti puoi truccare ma vuoi provare una palette che hai preso, o per una persona che vuol fare la makeup artist o è una makeup artist per provare nuove tendenze. Ma mi piace tantissimo. C'è un tempo, ai miei tempi, si usavano le face chart, ok? Il fatto di avere un modello 3D che ti promette di truccare gli occhi, cipriarlo e poi lavarlo e ricominciare, dai, cioè è super innovativo e lo adoro, mi ci divertiva un sacco, già lo so. Poi, un'altra cosa secondo me super innovativa è questo prodotto di Milk, che a me piace tantissimo, ce lo so anche oggi, è il Sunshine Under Eye Tint Brightening. Ora, questo è un... no, non è un correttore, questa... avete presente le skin tint per il viso? Ecco, questo è un eye tint che in più, in erogazione, ha una biglia, voi schiacciate, esce il prodotto, con la biglia massaggiate il prodotto, andate a drenare e sgonfiare il perioculare, poi a me questo piace molto applicato con le dita, poi col dito tamponi e fai aderire il prodotto. Io utilizzo il colore 2, che per me va benissimo, e mi piace tantissimo perché è veramente come una skin tint che però ha raggiunto una coperenza media, non è assolutamente full coverage, ma è molto più sottile di un correttore classico, e quando superi ampiamente i 30 la zona perioculare tende a segnarsi. Questo ha un effetto idratante, illuminante, non secco, sottile ma con una coperenza medio piena, che in più ti fa soft drainage in applicazione. E potete poi togliere questo e sostituire solo la capsula senza ricoprire tutto il packaging. Lo trovo veramente un'innovazione, sia per texture, che per concept, che per packaging. Quindi l'ho apprezzato molto. Poi, un'altra super mega innovazione, ma da questo brand sapete che non mi aspetto niente di meno, perché il mio brand del cuore lo sarà per sempre, è l'Eterea Gold to See Active Eye Gems. Questo è un prodotto che, allora, per chi ama la cosmesi avanzata, per chi ama la ricerca cosmetica, è veramente un trip nel paese delle meraviglie. Perché? È un prodotto che si può usare veramente in un sacco di modi. E perché? Allora, ah, è
una cosa che non avevo mai visto prima. Questa formula viene a un delivery system che si attiva grazie alla quota lipidica presente nella crema contornocchi che le applichi al di sotto, non al di sopra. Quindi tu applichi la tua crema contornocchi, ovviamente applicato sopra la gold crema contornocchi, è il paradiso, ma va bene anche col vostro contornocchi, purché abbia una quota lipidica. Applichi la tua crema contornocchi, poi applichi sopra questo. Da un lato ha questi attivi super liftanti, ma anche illuminanti, luce riflettenti. Quindi ha questo effetto defaticante immediato, stupendo, ok? Anche le particelle d'oro in sospensione, e ti dà subito un effetto luminosità bellissimo. In più, appunto, la quota lipidica della crema contro gli occhi permette al prodotto di scendere in profondità e lavorare molto di più, e ha un effetto mise en beauté immediato e trattamento, qualcosa che non avevo mai visto prima. Io personalmente lo adoro anche miscelato al correttore, due gocce di questa nel correttore e vi pialla tutto. Vi illumina e vi pialla, sapete, ve l'avevo raccontato su Instagram questa tips. Però veramente il Goal to See è pura innovazione cosmetica, ma Eterea è pura innovazione cosmetica, sapete come la penso. Poi vorrei premiare questa azienda perché secondo me ha fatto un'innovazione nel senso di ecosostenibilità e rapporto concept qualità. Non è una cosa mai vista prima, però come l'hanno fatta loro, secondo me l'hanno fatta molto bene. Ed è un marchio che non sapevo fosse anch'esso virale negli Stati Uniti. Si chiama Mob, ok? Io mi sono innamorata di loro per colpa di questo che ho comprato, che è il Cream Clay Blush M72. Lo abbiamo provato insieme per la prima volta su Instagram e in una live, e io sono impazzita. Credo che sia uno dei blush in crema più belli che abbia mai provato, sia per colore che per texture, ok? E arrivano con questi pack di cartone qui, dopodiché vi vendono, guardate la bellezza, vi vendono i case, ma hanno palette di vari formati. Io alla fine poi ho preso questa, la palette 4+, e voi non hanno i case già prestabiliti, cioè in ogni quadrato ci potete mettere o due forme piccole o una grande. Questo ad esempio è il blush in crema M73, questo l'highlighter M49 e questo è in polvere, guardate che bello. E poi qua ho messo gli ombretti, ma potete veramente giocarci e farla diventare palette occhi, viso, miste, crema, polvere. E anche il packaging è veramente molto bello, molto resistente, molto spesso, e mi fanno addirittura, che purtroppo non ce li ho, ma in realtà era il motivo per cui li avrei messi in questo video, ma non mi sono arrivati in tempo, fanno addirittura degli ombretti in crema che diventano e vengono definiti sheer matte cream to powder, e hanno tutta questa collezione di colori pastello che tu li metti come... Assistant! Abbiamo perso il faret, dobbiamo cambiare il led. Comunque, tanto che l'assistant arriva, dicevo, veramente gli potete, hanno questi ombretti sheer matte, crema, polvere, pastel, veramente un brand innovativo, bello. Poi, un'altra, allora, questa a me ha steso, questa roba qua, non avevo mai visto niente del genere, ma neanche di simile in tutta la mia vita, ok? Si chiama Conserving Beauty ed è quel marchio che abbiamo trovato nella scatola di Cult Beauty di Natale, quello australiano. Ma cos'è la genialata? Allora, questo prodotto si chiama Insta Melt Deep Exfoliating Day Dissolver. Dunque, è una scatola di salviettine, ok? Quando voi le aprite sono grosse tipo così e hanno una texture mai provata prima, tra la velina esfoliante e le salviettine tipo quelle, sapete quando andate al ristorante le salviettine al limone per pulire le mani dall'odore di pesce? Ecco la texture. Ma quando voi le lavorate sulla pelle sono olio, ok? C'è come, avete presente la prima fase dello struccaggio, della fase di trazione, struccaggio in olio? Rilasciano quest'olio morbido e vi tolgono il trucco da panico. Loro dicono di usare tutti e due i lati e voi lo passate, da un lato hai questo senso di microsfoliazione, da un lato ti rilascia l'olio. Io poi tolgo la salviettina, massaggio l'olio, contatto con l'acqua, passa in fase lattiginosa, lo sciacqui, è una vera e propria detersione. Ma tu metti questa salviettina sotto l'acqua e si scioglie completamente, si scioglie, smette di esistere. Questo è un marchio che punta tutto sull'ecosostenibilità, cosa che io apprezzo ovviamente. È vegan, cruelty free, pan free, senza profumi, con packaging responsabile, ethically made in Australia, e per ogni prodotto comprato piantano una
Mangrove è Mangrovia, credo. L'Instamelt è un loro brevetto, appunto, l'hanno fatto anche, da quanto ho letto, nelle maschere per il viso, sapete, il Velly. È una fabric technology per dissolversi istantaneamente in acqua dopo l'uso, non contiene microplastiche e lascia zero waste. E con jojoba, squalane, MCD oil, vitamina E, e niente. Loro dicono pulisce in profondità e scioglie il trucco ed è pazzesco, cioè mai visto una roba del genere. Da viaggio, cioè io ogni volta che vado via, che viaggio, no? È un casino portarsi l'olio, si apre, sporca, eccetera. Cioè da viaggio ti porti questa, ti strucchi completamente prima di passare il tuo detergente e, cioè, non rimane residuo. Geniale. Adoro. Poi, un'altra innovazione, secondo me, in ambito concettuale è questa, la melatonina. Ci sono degli studi recenti che hanno, si sono interessati alla melatonina e il fatto che, sapete, non soltanto regola il ritmo circadiano, ma ha un'utilità importante anche nell'ambito dell'applicazione topica. Ed è una cosa molto nuova, no? Ed è, a me piacciono le ricerche nuove, gli attivi nuovi, eccetera. E questo marchio coreano che si chiama Max Clinic ha creato tutta una linea alla melatonina. Ora, a me la melatonina piace molto sulla mia pelle, è considerata un super idratante rimpolpante che aiuta ovviamente, diciamo, un attivo anti-aging rimpolpante idratante. Io sapete che amo le Melatonin Cream Mask Sheet, ve ne ho già parlato, le adoro, ma c'è tutta la linea, c'è ad esempio la crema Liposome 5%, che è la crema appunto viso, c'è quella contro occhi, insomma. Mi piace il fatto quando le aziende rischiano su nuovi principi attivi con le ricerche nuove, eccetera, mi piace. Non quando prendono, come vi dicevo l'altra volta, per ridere, la peonia artica o l'estratto di ananas geneticamente modificato in Groenlandia. Cioè, mi piacciono degli attivi che abbiano un po' di sostanza. Poi, un'altra super innovazione, super virale su TikTok, ma in realtà io ve ne ho parlato già 2 anni fa, se ve lo ricordate, è il The Color Wow ed è il Dream Coat. Perché è un'innovazione? Perché questo è uno spray, lo si chiama Dream Coat Supernatural Spray Magically Transform Texture. È un prodotto che nasce come Super Humidity Proof e in teoria rende i capelli waterproof, ok? Come si mette? E tra l'altro ha vinto un sacco, è un award winning, ha vinto un sacco di premi nel mondo. Voi lo spruzzate, come si dice, dopo lo shampoo sui capelli già tamponati in sezioni e questo prodotto si attiva col calore, quindi i capelli poi vanno asciugati col calore. Col calore si attiva e crea questa pellicola protettiva sui capelli che li rende super resistenti alle umidità. Loro dicono super, anche sulla umidità più estrema, e in più li rende waterproof addirittura per 3 o 4 shampoo. La cosa interessante di questo prodotto è che se voi fate la prova, io ho provato a farlo, lo fate come l'ho visto fare su TikTok, ci ho provato anch'io, e poi prendete 2-3 gocce d'acqua e le passate, il capello non le assorbe, scivolano via, cosa che otticamente è impressionante. Io non lo trovo eccezionale su tutti i tipi di capelli, nel senso che ho visto i video di ragazze che l'hanno fatto, ho detto, sì, mi piace, ma non è che non ho più i capelli crespi, ma secondo me viene percepito male, non lo consiglierei, non lo considero un anticrespo idratante, non è questo, questo è un anti-umidità che in più rende i capelli waterproof. In estate ovviamente super comodo, o in generale per chi ha i capelli che risentono molto delle condizioni atmosferiche. Secondo me è un prodotto interessante, sicuramente diverso dal solito e quindi merita di essere citato nel video delle innovazioni. Poi un'altra, secondo me, super innovazione a livello packaging sono i pennelli di Beauty Blender. Io cosa ve ne ho parlato la prima volta quando erano usciti, cos'erano, 2 o 3 anni fa ormai. Però adesso sono tornati in voga, soprattutto in America e su YouTube. E sono, da un lato hanno i pennelli e credetemi, la morbidezza dei pennelli Beauty Blender, setola sintetica, morbida tanto quanto veramente una setola naturale. Sono tra i pennelli più setosi e morbidi che abbia mai provato. E dall'altro lato hanno il tool massaggiante. Ora, io adoro quello occhi perché voi con questo potete fare soft drainage nella zona perioculare prima di applicare il correttore e poi andare col setting o con la sfumatura. Quello viso invece ha una biglia stupenda perché specialmente al mattino, quando si ha il viso un po' più puffy, un po' più gonfio, la circolazione un po' più ferma, fare il massaggio col tool e poi andarsi a truccare è geniale. Unica cosa che mi dite spesso, Giulie, sono scomodi da... vediamo se ce l'ho, non ce l'ho, ah, aspettate.
Giulia, sono scomodi da appoggiare. Ah, per dirvi quanto mi piacciono, ho preso il backup. No, perché se non li volete tenere così, vi arrivano in una scatola che è tipo solida e rigida, è fatta per essere tenuta così, in modo che potete tenere poi i pennelli, poi svitate e prendete il pennello quando vi serve, volendo. Poi, ultimi due. Super innovativo, secondo me, è questo. Geniale. Questo è di un marchio coreano che si chiama COS RX, ed è la Chica Powder, ed è una solution con dentro, appunto, la chica in estratto di madecassoside. E la cosa che mi piace è che praticamente ti bombarda di chica qualsiasi tuo prodotto. È fatto a saliera ed è una polvere completamente solubile. Unica cosa, attenzione, perché ne esce un camion. Quindi non fate... perché, ok. Però qualsiasi vostro siero, crema, facciamo finta che voi come me soffrite di rossori. Avete la pelle ad esempio sensibile o arrossata, però volete usare un anti-aging, non volete fare un trattamento rossori, no? Tu puoi usare il tuo siero, la tua crema, super anti-aging, però la sera cosa fai? Tic, tic, o potete fare, io faccio come la saliera, tic, tic, si miscela istantaneamente sulla mano e poi lo vai ad applicare. E in questo modo non hai il problema della miscela con le gocce, a volte i prodotti che non si miscelano, perché essendo in polvere si miscela istantaneamente e ha funzionato con me in tutte le texture, tranne i sieri gelificati, perché allora in quel caso ho notato che quando mi vado a truccare tende a farmi un pochettino di residuato. Per il resto, top. E il mio consiglio è di miscelarlo col primo prodotto che entra a contatto col viso. Questo si dicono si possa miscelare anche al detergente, al tonico, alla Essence. Io vi consiglio di miscelarlo o alla Essence se la usate o al siero. E l'ultimo prodotto per il nostro video super innovazioni è questo. Perché lo considero un'innovazione? Perché è la prima volta che ho trovato un setting spray senza alcol che veramente fa durare il trucco da panico. Spesso l'alcol è l'elemento fondamentale perché è un setting spray 2. Perché? Perché va a creare una pellicola sul viso, spesso una base magari siliconica unita all'alcol che fa evaporare, eccetera, che ha questa sostanza, questo complesso filmogeno che fa durare il trucco, no? Invece questo sono riusciti a farlo super resistente, ma anche leggermente glossato, rimpolpante e senza alcol. È il Laura Mercier Translucent Pure Setting Spray 16 ore e io lo amo alla follia. La prima volta l'abbiamo provato in una live su Instagram dove mi truccavo con voi, lo provavo per la prima volta e ha proprio tolto la polverosità della base, dandomi questo risultato quasi un po' rimpolpato ma non unto, e il trucco mi è durato tantissimo. Ma geniale, cioè sono riusciti a farlo senza alcol e senza renderlo unto. Bravi, bravi Laura Mercier. Io sono tutta per le innovazioni, adoro le nuove uscite, come dicevo, adoro le uscite colore, le palette, i rossetti, però mi piacciono le innovazioni, mi piacciono tantissimo. Mi piace vedere che l'ambito della cosmesi progredisce sempre di più, è una cosa che mi stimola, io amo il mio lavoro. Allora, l'altro giorno, piccolo inciso che non c'entra niente, l'altro giorno ho saputo, guardando i social, che praticamente... come si chiama? Shane Dawson torna dopo il mega scandalo e il fatto che aveva banato YouTube per fare l'ennesima serie su Jeffree Star. Praticamente Jeffree Star, ho letto che dichiara di abbandonare YouTube perché ormai nessuno più guarda YouTube, nessuno più guarda contenuti di formati lunghi, ma vogliono la soddisfazione immediata, e quindi TikTok. Ok? Io credo che ci sia, che TikTok, per quanto non sia la mia piattaforma, ce l'ho TikTok, trovate il link qua sotto, però io amo i contenuti lunghi. Per me, perché io compri un prodotto, perché io conosca un prodotto, bisogna che tu me lo racconti, devi dirmi cosa c'è dentro, i pro e i contro, altrimenti per me il contenuto tipo che mi giro tan 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 tum, e sono truccata all'improvviso, per quanto esteticamente d'impatto non mi è utile. Non ho imparato a truccarmi, non so niente sui prodotti che hai usato. Forse per il pubblico molto giovane, teen e preteen, è il tipo di contenuto che tira. Però io credo molto in YouTube, credo che ci sarà sempre pubblico su YouTube. Per chi come me, invece che guardare Netflix, guarda YouTube e segue le sue passioni. Ora, penso che quando hai avuto tantissimi scandali, issimi, anche molto grossi, a volte semplicemente la gente si stanca di guardare te. Non è che è morto YouTube. Che poi sia cambiato YouTube, si lamentava di passare, non so, da 34 milioni di visualizzazioni a 1,5 milioni. Ma innanzitutto, beh, buchi di pubblicazioni di mesi e mesi, la gente si stanca perché non sta lì a aspettare te. In secondo luogo, a volte semplicemente deludi le persone che ti seguono fino a quando non ti seguono più.
Per me YouTube è la mia famiglia, voi siete la mia famiglia, non è un lavoro, è la mia passione più grande. E quindi se anche domani mi guardassero in tre, continuerei a fare YouTube, perché credo molto in questo tipo di contenuto informativo, intrattenente, ma anche di condivisione, no? E mi ha scioccato vedere una super super YouTuber dire YouTube è morto. Io non credo che YouTube sia morto, vorrei sapere cosa ne pensate voi, però sono molto curiosa. Poi il fatto che soprattutto in America il beauty era la community insieme al gaming, oggi c'è molto di più, c'è il true crime, che allora le visualizzazioni che fai col true crime non lo fai con nient'altro, ok? Adesso è quello che va di moda, guardate, non so, Mr. Bollen o in Italia Elisa True Crime, se sei bravo a fare true crime esplodi. Io amo il beauty però, nel senso che ognuno ha la sua nicchia e negli anni... ogni nicchia va su e giù, no? Adesso è il momento ad esempio del true crime, prima era il momento del gaming e del beauty, poi è stato un momento in cui era il travel, poi rigira la ruota, però penso che chi ama YouTube continuerà a guardare YouTube. Io sicuramente lo farò, perché io non sono soltanto una che fa i video, io ne guardo a palate. Però fatemi sapere la vostra, sono curiosa. Bene, mi sono dilungata come sempre. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è, mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi al canale. Vi voglio bene, un bacione.